Allora, voi lo sapete che se c'è un video dedicato a un singolo libro, siamo davanti a qualcosa di importante, ok? Siamo davanti a un grande amore. E quindi adesso vi presento il libro della mia estate, che ormai avrete capito tutti qual è, perché probabilmente l'ho spammato già in giro tra didascalia e thumbnail, copertina, che è L'isola di Arturo di Elsa Morante. E molti di voi potranno dirmi: ok, Sera è tipo un gigante della letteratura italiana e tu l'hai scoperto dall'alto dei tuoi 32 anni. Sì, amici, io ho scoperto quest'anno, quest'estate, Elsa Morante, e vi posso dire è stato un grandissimo amore, tanto che adesso ne voglio parlare, voglio condividere questa conoscenza, perché se c'è qualche altro stolto là fuori che non ha ancora letto Elsa Morante, magari sono io a convincerlo qui ed ora, anche perché siamo alla fine dell'estate e c'è ancora tempo per leggere questo piccolo gioiello, che tra l'altro è un libro dell'estate perfetto e sicuramente è stato il libro della mia estate. E ho un bel po' di cose da dire a riguardo, tra l'altro, quindi adesso ci facciamo una bella chiacchierata su questo libro. O magari se l'avete già letto possiamo anche confrontarci su alcuni aspetti, alcuni punti che ho trovato particolarmente affascinanti e particolarmente interessanti, e possiamo sicuramente fangirlare nei commenti. Quindi adesso andiamo a munirci di una tazza di caffè, perché non sarebbe un video della domenica pomeriggio se io non avessi una bella tazza di caffè in mano, e poi ne parliamo e chiacchieriamo. E quindi benvenuti a questo video. Ok, spero vi siate muniti anche voi di qualcosa da bere. Io quest'oggi ho un semplicissimo caffè fatto con la Nespresso e un po' di latte, perché con queste temperature non me la sento di farmi un cappuccino, quindi aggiungere latte caldo al caffè già caldo. Quindi eccoci qui con una bella tazza di caffè latte, pronti a parlare dell'isola di Arturo. Ma prima di iniziare, come stanno andando le vostre vacanze? Siete già rientrati? Siamo a fine agosto, io ho già finito le mie poche vacanze, poche ma buone, mettiamola così, anche perché ho in programma un viaggio a ottobre, quindi mi sto tenendo carica, diciamo, per una seconda parte, per una parte 2. Questo ha voluto dire anche sacrificare un po' di vacanze di quest'estate. Spero che stiate leggendo un sacco. Io devo dire che ho letto abbastanza, anche se il protagonista indiscusso di questa mia estate è stato appunto L'isola di Arturo di Elsa Morante, ed è stato curioso tra l'altro il modo un po' contorto con cui sono arrivata a voler leggere questo libro, che avevo preso su Vinted l'estate scorsa, appunto perché è proprio un libro che mi sa di estate, però poi non avevo letto l'estate scorsa. E quindi quest'anno, quando ero qui che dibattevo su cosa leggere quest'estate come mio mattoncino dell'estate che mi porta sempre, mattoncino che doveva essere di dimensioni abbastanza contenute, considerato che non avevo così tanto tempo libero, ho pensato di leggere L'amica geniale di Elena Ferrante, perché, come sapete tutti ormai, perché è stato sbandierato in lungo e in largo, è arrivato al primo posto tra i libri più influenti del XXI secolo secondo il New York Times, che è un grande traguardo, considerando che comunque non è neanche un'autrice americana, è un'autrice italiana, che ha scalato appunto le classifiche e le vette anche dall'altra parte dell'oceano, anche negli Stati Uniti, arrivando addirittura a conquistare il titolo di libro più influente del XXI secolo. Sentivo però che mi mancava ancora qualcosa prima di leggere Elena Ferrante, che è un'autrice che già solo dal nome, che è uno pseudonimo come sappiamo tutti, richiama certe influenze di una letteratura che è arrivata prima di lei, che è venuta prima di lei, e appunto, come dicevo, il nome Elena Ferrante ha chiare influenze e assonanze dal nome Elsa Morante, quindi credo che sia abbastanza indubbio, anche per le ambientazioni di Napoli e dintorni di entrambe le autrici, che ci sia stata una certa influenza dietro. E quindi ho detto, prima di lanciarmi a capofitto sulla tetralogia dell'amica geniale, forse è meglio che io legga chi è venuto prima di lei, anche perché Elsa Morante ce l'avevo in wishlist da un po', perché è uno di quei nomi ingombranti della letteratura italiana del Novecento, però uno di quei nomi che purtroppo non si studiano a scuola, tanto che io non avevo mai letto nulla di Elsa Morante e ho cominciato proprio con L'isola di Arturo. Ed è stata un'ottima scelta, perché mi è piaciuto da morire e soprattutto mi ha fatto venire una voglia matta di recuperare qualsiasi cosa questa donna abbia scritto. Ed è così che L'isola di Arturo di Elsa Morante è diventato l'indiscusso protagonista della mia estate e il libro con cui ho scoperto Elsa Morante, quindi grande protagonista della letteratura italiana del Novecento,
detto che proprio grazie all'isola di Arturo, tra l'altro, ha vinto il premio Strega del 1957. La lettura è stata un'esperienza così travolgente che una volta chiuso il libro è stato proprio difficile per me anche solo immaginare cosa avrei potuto leggere dopo. Non voglio parlare troppo della trama perché la fama di questo libro lo precede, tanto che quando ho pubblicato su Instagram che stavo per iniziare questo libro, che stavo proprio per cominciare a leggerlo, sono stata letteralmente sommersa di messaggi su Instagram di altri lettori che l'avevano scoperta e l'avevano amata. Ma per riassumere brevemente di cosa parla questo libro per quelli come me che non l'avevano ancora mai letto, l'isola di Arturo racconta la storia di Arturo Gerace, nato e cresciuto a Procida, che è un'isola selvaggia e quasi deserta che sembra essere sospesa nel tempo. Arturo è orfano di madre, morta durante il parto, ed è stato cresciuto da un balio silvestro e nutrito anche con latte di capra. Il padre è sempre assente e torna a Procida soltanto per brevi periodi. E già da queste premesse potete immaginare l'aura mitica, l'aura fiabesca che pervade questa storia. In questo libro quindi seguiamo Arturo, dall'infanzia fino al suo 16° compleanno, attraverso il passaggio da un'infanzia spensierata ma al tempo stesso frustrante a un'adolescenza carica di drammi intensissimi. E il racconto culmina con il crollo del mito, che anticipa appunto il suo ingresso nell'età adulta. O almeno non età quasi adulta. Una delle cose che ho adorato di questo libro è proprio la narrazione in prima persona. Questo perché in questo modo è possibile per il lettore immergersi nella realtà di Arturo, seguirne le emozioni che tante volte sono anche contraddittorie, ma anche entrando proprio direttamente nella sua visione del mondo e nello sviluppo anche della sua intelligenza curiosissima. Arturo non va a scuola, quindi non ha grandi mezzi per educarsi e impara a leggere e scrivere dal suo balio silvestro e poi continua la sua educazione con tutto quello che gli capita sotto mano nella casa in cui vive, quindi si parla di romanzi di avventure per poi passare alle enciclopedie. E sono proprio queste letture a regalargli una certa inclinazione verso l'idealizzazione. Arturo cresce in un isolamento totale, completo, in solitudine, con rarissime occasioni di confronto con gli altri e non conosce né regole morali né convenzioni sociali, ed è per questo che a un certo punto adotta proprio un codice tutto suo in cui il padre, con la P maiuscola, diventa proprio un modello da seguire e a cui ispirarsi. E dico padre con la P maiuscola perché l'aspetto cruciale del libro è proprio il rapporto di Arturo con il padre e il suo non rapporto con la madre. L'assenza della madre è così potente da farsi presenza e da permeare ogni aspetto della vita di Arturo e ogni aspetto del suo sviluppo. La ricerca del grembo materno infatti è una costante e Arturo la proietta su ogni figura femminile che incontra durante la sua vita. La prima figura arriva durante l'infanzia della sua cagnolina Immacolatella, che è stata appunto la sua compagna durante un'infanzia molto solitaria, e lui stesso sottolinea più volte come Immacolatella abbia occhi solo per lui, quasi a compensare appunto l'assenza di quell'amore materno totale e incondizionato. Poi dopo la morte di Immacolatella entra in scena Annunziata, la giovane e nuova moglie del padre, che è praticamente quasi coetanea di Arturo, e nei confronti di Annunziata Arturo sviluppa emozioni molto contrastanti. È quasi come fosse un mix di diffidenza, curiosità e attrazione, che però non comprende davvero del tutto. Il suo arrivo poi coincide con la prima incrinatura dell'infanzia, perché Nunziata rappresenta il primo incontro di Arturo con una sessualità che non è ancora sviluppata, è ancora confusa, inesplorata, un risveglio che lo mette proprio in conflitto anche con l'immagine idealizzata che lui ha del padre. Il padre, che è il catalizzatore degli stravolgimenti emotivi di Arturo, è da sempre percepito come un eroe dorato e invincibile, quest'uomo possente, tedesco, dai capelli biondi, che domina la vita di Arturo e influenza ogni sua decisione e ogni suo pensiero. Ottenere infatti l'approvazione paterna e poter partire con lui all'avventura, alla scoperta del mondo, è l'unica ossessione di Arturo e ogni sua mossa, ogni sua scelta è tesa all'obiettivo di conquistare uno spazio in questa orbita del padre, che ha una personalità così ingombrante. Ed è proprio la distanza emotiva e anche l'assenza fisica di questo padre, che parte e torna un po' come gli pare, che alimentano anche l'adorazione di Arturo e contribuiscono a trasformare quest'uomo da persona normale in carne ed ossa a mito. E dico che è catalizzatore perché è proprio la scoperta delle debolezze, delle imperfezioni del padre che poi porta Arturo a
confrontarsi con una realtà che è complessa e dolorosa e coincide anche con l'abbandono dell'infanzia e conseguentemente poi, senza fare spoiler perché è una delle cose che viene detta proprio all'inizio, porterà poi all'abbandono dell'isola di Procida, molto sofferto ma anche molto atteso. E per passare poi a cos'è l'isola di Procida per Arturo, per lui il mondo inizia e finisce lì. È tutto il suo mondo, il suo universo intero, un microcosmo in cui tutto ciò che si trova al di là dei suoi confini appare come automaticamente una leggenda, assume una qualità leggendaria e misteriosa proprio perché è al di fuori di quello che lui conosce, proprio perché è a lui sconosciuto. E proprio per questo però Procida rappresenta per Arturo una figura ambivalente, perché al contempo rifugio e prigione. Perché lo isola dalle esperienze del mondo esterno, è lui che nasce e cresce soprattutto con l'immaginario di questi romanzi di avventura e con l'immaginario del padre che ogni volta che lascia Procida lui è convinto stia andando ad affrontare chissà quali avventure fantastiche. È come se tutto quello che sta al di fuori dei confini rappresenti un'agognata avventura che lui non vede l'ora di raggiungere. E però al tempo stesso Procida è anche un regno incantato che è separato dal resto del mondo, dove le leggi della natura e della società sembrano quasi sospese, come se non si applicano, li applichino all'interno di quei confini. Con le sue rocce affioranti, le coste frastagliate, le antiche tradizioni, Procida si trasforma in un luogo che è intriso di racconti popolari, superstizioni e simboli. Ed è proprio uno degli aspetti che ho trovato più affascinanti di questo libro, che è la presenza sottile ma anche al contempo molto potente del folklore, che dà questa qualità quasi esotica e fiabesca alla narrazione e al contempo però arricchisce il mondo di Arturo di una dimensione che è magica perché è fuori dal tempo. Elsa Morante, secondo me, riesce a rendere Procida uno spazio mitico dove il confine tra quello che è reale e quello che è superstizione è ancora molto labile. E la stessa vita di Arturo è permeata da elementi che richiamano il mondo della fiaba, a partire dalla fantomatica casa dei Guaglioni, che è dove Arturo trascorre gran parte della sua infanzia e gran parte anche della sua adolescenza fino all'abbandono di Procida, che è avvolta da un alone di superstizione, no? E da questo quadro di Amalfi, no? Di questa figura che era stata amica del padre e che sembra essere proprio un luogo ostile per tutte le donne, perché è permeata da questa superstizione che le donne che ne varcano la soglia sono destinate inesorabilmente a morire. E questo tra l'altro non sembra nemmeno una cosa così fuori dal mondo, proprio perché la madre di Arturo in realtà era morta di parto proprio nella casa dei Guaglioni. E anche la percezione della realtà di Arturo è spesso filtrata attraverso un immaginario che attinge al fantastico e quindi l'assenza della madre diventa quasi una sorta di maledizione. Il padre, con il suo comportamento che è così enigmatico, così distante sia fisicamente che emotivamente, è questa figura irraggiungibile che sembra uscita quasi da un poema epico, un eroe a cui ispirarsi e a cui tendere. Insomma, in questo libro l'immaginario, che è quello di una Procida selvaggia, di un luogo completamente sospeso fuori dal tempo, unito al folklore e alla superstizione, a queste credenze popolari che permeano tutto il libro e che sono particolarmente pregnanti proprio perché visti dal punto di vista di Arturo, dalla lente di Arturo, che ha questa tendenza a drammatizzare in un certo senso e a rendere tutto particolarmente incantato, particolarmente magico proprio attraverso i suoi occhi, fa sì che venga fuori un'atmosfera che è veramente particolare e quando si legge questo libro sembra quasi di essere in un altro mondo, in un altro regno, in un luogo che sembra proprio sospeso nel tempo e frutto della fantasia dell'autrice, mentre in realtà sta raccontando qualcosa di veramente tangibile e reale. E mi ha colpito tantissimo lo stile di Elsa Morante proprio perché è fatto di contrasti. È insieme esotico e familiare e con il tocco della sua penna riesce a trasformare l'ordinario in chimera. E infatti attraverso gli occhi di Arturo anche i luoghi più insignificanti sembrano risplendere di questa luce incantata e anche gli oggetti, come ad esempio l'orologio Amicus che porta sempre al polso suo padre, o ancora l'anello, quello con il volto di Minerva, che lui aveva regalato a Silvestro proprio in segno e impegno della loro amicizia, assumono addirittura una veste di amuleto, quindi un simbolo di qualcosa che trascende la loro mera utilità pratica. Ecco, e allo stesso modo anche la storia di Arturo
nelle mani di Elsa Morante riesce ad elevarsi a qualcosa di più, riesce ad elevarsi dal particolare, che è appunto la storia di Arturo, a una sorta di assoluto, proprio grazie alla precisione con cui l'autrice descrive i suoi turbamenti, le sue emozioni e le sue contraddizioni. E in questo io ci ho trovato una sensibilità veramente particolare e anche un modo di raccontare le cose che ha raccontato che ha risuonato particolarmente in me, ed è stato un testo, un libro che si è fuso con la mia esperienza in modo così intenso che mi è rimasto veramente tanto addosso anche dopo aver voltato l'ultima pagina e averlo finito. E ci ho riflettuto, non so se è perché la dimensione dell'isola mi è sempre stata comunque affine, proprio perché ha radici profonde che si intrecciano con ciò che io percepisco come casa, essendo siciliana ma emigrata dalla Sicilia. Oppure perché la solitudine di Arturo è qualcosa che non mi è estraneo, perché per me la solitudine è una compagna che non rifuggo, data proprio la mia naturale indole introversa. Poi mi dico che però se tanti lettori lo hanno amato e ho avuto questa esplosione di hype quando avevo pubblicato che lo stavo leggendo, probabilmente perché si tratta di un libro che riesce veramente a trascendere sia spazio che tempo, e che è capace di parlare ai lettori, perché riesce a cogliere anche forse un non so che di universale dell'esperienza umana, partendo da un semplice romanzo di formazione con questo immaginario e questo scenario particolarmente suggestivo. Ma secondo me la vera magia è che il lettore si avvicina a questo testo con un misto di tenerezza e nostalgia. Ed è vero che Arturo narra in prima persona, ma lo fa però in retrospettiva, da un punto imprecisato del suo futuro di adulto, e comunque si percepisce questa vena nostalgica del narratore, e anche si percepisce una velata ironia verso degli errori infantili che vengono raccontati appunto e che fa Arturo, e che aggiungono secondo me una dimensione ulteriore alla lettura e a questo libro. Insomma, io l'ho trovato meraviglioso e onestamente penso che sarà un libro indimenticabile, perché nonostante io lo abbia finito qualche tempo fa, ce l'ho ancora qui, vicino, soprattutto il personaggio di Arturo. Non so perché ho aspettato così tanto a scoprirlo, ma sono molto felice però di averlo scoperto, e anche oggi perché l'ho veramente amato tanto. E se non l'avete ancora letto, io veramente ve lo consiglio con tutto il cuore. È una lettura veramente perfetta, tra l'altro, per l'estate. Quindi se siete indecisi anche su come chiudere la vostra estate, secondo me questa è la scelta da fare. Ora, come vi dicevo all'inizio, io sono in lutto perché onestamente non so cos'altro leggere dopo aver finito questo libro, perché è stata un'esperienza così completa che ho paura che qualsiasi cosa io prenda in mano dopo non sarà abbastanza soddisfacente, e quindi ho cambiato completamente genere e ho iniziato Jack Kerouac con Big Sur, che è uno dei pochi libri che mi mancano di questo autore, perché altrimenti l'alternativa sarebbe stata iniziare Menzogne e Sortilegio, tipo immediatamente. Non ho potuto farlo solo perché quando ho finito questo libro ero ancora in Sicilia e non avrei avuto la possibilità di avere accesso al nuovo libro immediatamente, e penso proprio che però Menzogne e Sortilegio me lo terrò per quest'autunno, quindi stay tuned perché ce ne leggiamo un altro di libro di Elsa Morante, e probabilmente saremo anche qui a sproloquiare su quello di nuovo. Fatto sta che ho parlato così tanto che ho bevuto tipo 3 sorsi del mio caffè latte, quindi adesso vado ad accoccolarmi da qualche parte insieme al mio nuovo libro, che è appunto quello di Jack Kerouac. Direi che prima di concludere però posso leggervi uno dei passaggi preferiti di questo libro, quindi concludiamo così con una citazione. Quelli come te che hanno 2 sangui diversi nelle vene non trovano mai riposo né contentezza, e mentre sono là vorrebbero trovarsi qua, e appena tornati qua subito hanno voglia di scarpar via. Tu te ne andrai da un luogo all'altro come se fuggissi di prigione o corressi in cerca di qualcuno, ma in realtà inseguirai soltanto le sorti diverse che si mischiano nel tuo sangue, perché il tuo sangue è come un animale doppio, è come un cavallo grifone, come una sirena, e potrai anche trovare qualche compagnia di tuo gusto fra tanta gente che si incontra al mondo, però molto spesso te ne starai solo. Un sangue misto di rado si trova contento in compagnia. C'è sempre qualcosa che gli fa ombra, ma in realtà è lui che si fa ombra da se stesso, come il ladro e il tesoro che si fanno ombra uno con l'altro.
E direi che con questa meraviglia e su queste note possiamo concludere questo video. Fatemi sapere nei commenti se come me ancora non avete letto niente di Elsa Morante, o se l'avete già letta e l'avete amata, o anche se non l'avete amata, ci sentiamo nei commenti per parlarne e discuterne. Io vi lascio come sempre i miei link affiliati qua sotto, ci sono sia Amazon che altre piattaforme come IBS, Feltrinelli, Mondadori e Libraccio, da cui potete acquistare i libri di cui parlo e che consiglio, ed è un modo molto carino per supportare il canale, perché a me arriva una mini commissione mentre per voi il prezzo rimane esattamente lo stesso. E lascio qua sotto anche il link di Ko-fi nel caso in cui abbiate voglia di offrirmi un caffè virtuale. Detto questo, io vi abbraccio forte, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo. Ciao!